che ieri sera alle ore 22 alle ore 22 ho ricevuto la telefonata del Presidente del Consiglio. Quindi ve la racconto in differita, siccome chiaramente i giornali ne hanno dato conto, siccome apriamo una nuova stagione di comunicazione, che il sindaco parla alla città. Il sindaco, come ha sempre fatto, parla alla sua città, ai suoi abitanti, e finalmente comincerà anche a parlare oltre i confini di Napoli. Ha fatto una telefonata dicendo che ha ricevuto la mia lettera, nella quale gli chiedevo un incontro. Mi ha detto: sì, però tu devi riconoscere Nastassi. E ho detto: caro Presidente, io ti chiedo un incontro. Se mi vuoi incontrare, l'incontro non può essere condizionato, anche perché se la poni in questo modo la mia posizione è nota. Quindi, se mi vuoi incontrare, come accade negli incontri, uno ci si incontra e parla. Tra l'altro, la richiesta di incontro, io non è che ho messo l'oggetto, a Napoli esiste Bagnoli, ma non esiste solo Bagnoli, io vorrei parlare di Napoli nella sua interezza. Quindi ho detto: se mi vuoi incontrare, chiaramente, che avendo chiesto l'incontro sono contento, ma non poniamo condizioni che chiaramente sono irricevibili, perché non è quello che devo dire. Il Presidente del Consiglio: vabbè, allora vediamoci la settimana prossima. Quindi ci vediamo, senza che questo significhi un riconoscimento di qualcosa che non è riconoscibile. C'è un incontro che va a prescindere. Poi in democrazia, quando ci si incontra, io credo sia sempre un fatto positivo. Si mettono in campo operazioni che con la stampa autonoma e libera non ha nulla a che vedere. E siccome quando ero magistrato ho fatto battaglie da magistrato sull'indipendenza e l'autonomia della magistratura dall'esterno e dall'interno, oggi io mi sento, dopo quello che abbiamo subito in campagna elettorale, dopo quello che abbiamo subito in campagna elettorale, e dopo quello che abbiamo visto, semplicemente perché siamo uomini liberi, semplicemente forse perché non chiamiamo qualcuno prima di prendere delle decisioni, o forse perché c'è un sindaco che nel fare un accertamento su chi ha inquinato Bagnoli si è trovato di fronte a due soggetti che hanno potere nel nostro paese, si è trovato di fronte il governo e il più importante gruppo di costruttori che è anche il proprietario del Mattino e del Messaggero. Che facevi? Girava dall'altra parte? Girava così? Mi devo nascondere perché non è opportuno, mi devo nascondere, non ci nascondiamo. La Tarello non puoi vendere il Mattino, giochiamo lui, l'elezione popolare, Partito Popolare, Azione Popolare, Cartagino, Tattaglia! Non abbiamo paura di questa stampa, qua è letto il voto del sindaco e non ci facciamo piegare da un direttore di una proprietà che rispondono ad altri. Messaggio è chiaro: stampa libera e critica, porte aperte, sono disposto a morire per l'indipendenza dei magistrati e per la libertà della stampa. Questa è un'altra cosa. Chi non è stampa libera? Questa è stampa guzzata, è un'altra cosa. Renzi le avrebbe chiesto di essere, diciamo, di riconoscere il ruolo di Nastassi, quindi non essere aggressivo, di riconoscerlo perché rappresenta lui sul territorio. Sì, no, ma non ci ha detto qua. Io ho chiesto l'incontro a Renzi, Nastassi non c'entra. Esatto. Punto, sono stato molto chiaro. Come risponde a Renzi che le chiede? Ho risposto al telefono, glielo ho detto. Non aggressivo, cioè. Ma non mi ha chiesto di non essere aggressivo. L'ha detto ieri in direzione, non l'ha detto questo al telefono. Ma non lo so, al telefono mi ha detto di riconoscere Nastassi, ho detto: guarda, ho chiesto un incontro a te, vediamoci a te, Nastassi non c'entra nulla. Non riconosco Nastassi, l'incontro è con Renzi, non c'entra Nastassi, mica in un triangolo. Poi ho detto: quando ci incontreremo ovviamente ci spiegheremo anche le posizioni reciproche, cioè in democrazia il dialogo ha un valore. Quindi non è che si possono fare per telefono queste cose. Lui mi ha chiesto quella che sembrava una pregiudiziale, io ho detto: negli incontri non ci stanno pregiudiziali, non ci sono condizioni, e quindi lui ha capito che l'incontro doveva tendere tra il sindaco e il Presidente del Consiglio, e Nastassi è stato messo, diciamo, come tema non condizionante dell'incontro.